¡Woman! ¡Woman! Alt. Nein. Pop. Nein. Alt. Beim Vernudeln. Thank you.
Congratulazioni! Volete provarci di nuovo? No. Oh.
Gelato top. Thank you.
Benvenuti! Che devo dire? Capì? Dico... aiuto! Come sto? Bene, grazie. Tu come stai? Ti sei svegliato mo... Capì? Già parlano qua, dicono le cose assurde. Dico... Mannaggia, la miseria. Mi devo anche rifare tutto sto livello. Perché sto perdendo in grado, sto giocando uno schifo, anche perché non avevo capito che caspita dovevo fare. Allora. E tu ci hai detto no, non può uscire perché stiamo ancora in lockdown, solo da domani può uscire qui al balcone. Folletto
Volete provarci di nuovo? Hai sentito questo come parla? Volete provarci di nuovo? Facciamo un giro. Domani sei pronto per uscire? Ho già pensato che fare, dove andare, stare a casa. Casa top. Volete provarci di nuovo? Facciamo un giro. Ah, già, va bene. Sei riuscito a capire per caso se Claudio ha stimato stamattina, perché in una certa ora sicuro non l'ha fatto, poi non ci ho dato più un'occhiata. Tengo i feed attivati, le notifiche attivate, però ieri ho visto che non ho dovuto controllare la sua. Ok. Ottimo. Ok. Volete provarci di nuovo? Facciamo un giro.
verrà colazione. Prendete questo. Volete provarci di nuovo? Va bene così per adesso. Bene.
fine, ok. Prossima concorrente, prego. Chi se ne frega delle conseguenze, l'importante è che io sia... Ah, buono. E tu sei interessato? Oppure... no. Se pure che magari non ti interessa, non so manco dove lo dovresti fare, se qua in Italia, fuori. Alcuni PhD mi pare che si fanno anche all'estero. Ah, ma è quello che già mi dicesti tot tempo fa. Allora, ma poi come mai tutte queste cose a Napoli? Ci sta questa grande richiesta? Vabbè, effettivamente ce n'è bisogno, però mi sembra sempre strano quando... ah, caspita, non lo so, qua a Napoli. Sarà che c'ho un sacco di pregiudizi. Quindi, cioè, anche se dici non c'ho progetti, però alla fine fai comunque una soluzione. Cioè, fai anche una selezione, scusa, che soluzione. Ah sì, io non ne capisco nulla, cioè non... non so proprio che dirti a riguardo. Ah, una short chain. Che sarebbe in parole povere, perché c'è short chain, che tipo vendi prodotti locali in loco, e questo è il concetto, che non devi portarli, che ne so, in un'altra città. Vabbè, tipo nei younger vuoti, vai a coltivare queste cose allucinanti. Sarebbe anche caratteristico, però caspita, nei palazzoni con l'amianto, è figo.
E idroponica è un altro termine che non conosco. Fai pure i pesci, cioè tipo vivaio, però... E come si fa con i pesci? Fai un bascone enorme, non... Un'altra cosa di cui non so nulla. Ah, ok, ok. Allora, mo questa cosa la chiedo anche a te. Le piante depurano l'acqua. È intelligente, certo. Ti chiedo questa cosa perché vedo che stai scrivendo molto. Stavo ipotizzando in questi giorni, però diciamo faccio questa settimana liscia e magari domani comincio a integrare sta cosa. Stavo pensando di... mi hanno chiuso dentro. Di creare un server Discord in modo da far entrare la gente a caso in live. Anche, che ne so, qualcuno di voi che vuole parlare senza che si metta a scrivere questi papiri enormi. Anche se vuole venire a insultarmi, qualcosa del genere. Claudio non è particolarmente favorevole. Claudio Bedstopeu. Giusto per tenere un attimo di privacy. Sì, allora domani mi ingegno un po' e vedo come fare. È stupido, è una cosa molto semplice, perché anche da quanto ho capito Twitch sta molto in sintonia con Discord. Ma può essere pure che se l'hai preso Twitch Discord, non lo so, sono abbastanza ignorante su questa cosa. Devo dire un po'. Però diciamo l'implementazione dovrebbe essere facile. Ok, quindi tu dici che è positivo, allora lo faccio. Devo anche trovare un modo, non so se si può fare, di ogni volta che entra qualcuno, che ne so, il bot dice qualcosa, tipo quali sono i comandi, anche il fatto di seguire, non lo so, devo trovare questa cosa, per ora trovo questo artificio che tipo... Quando qualcuno scrive in chat, esce il bot e dice ok, se vuoi seguimi. Però vorrei qualcosa fatto un po' meglio. Senza magari che devo fare i comandi. Che dice appunto ok, vuoi entrare in Discord? Fai così, come ce l'hanno al Cerbero d'altronde. C'hanno il comando Discord, però c'hanno anche un bot, mi pare. Un bot o un mod. Sì, sì. Certo, certo, anche qualcuno di voi, vabbè, diciamo non sempre uno magari vuole parlare. Esatto, esatto. Però per esempio io difficilmente mi metterei a parlare in Discord, preferisco scrivere. No, dove è andato? Dov'è Ciccio?
a Ferrara, ok. Ma non c'aveva tipo il flirt con la tizia rompipalle? Che magari è l'altro. È la... Ah, quindi stanno insieme, ok. A posto. Quindi non sta facendo. Ah, quindi è sempre. Sta facendo il simp. Cioè che va, fa un po' lo schiavetto. Vabbè, basta che non rompono le palle a te, ma è capace che tipo è l'altro spettatore. Perché vedo ce ne dovrebbero stare due adesso. Ecco. Ma basta, tipo. E voi due dove pensate di andare? Beh, sì, mi dissocio. Non è vero? Beh, non potete averlo, è mio. Spettatore 1, spettatore 2. Ditaz, l'hai ordinata tu l'anatra arrosto? Che succede, amico? Altwin Tusi vi insegnerà una volta per tutte a non sfidare il potente Taddeus Fuddensen. Ah, questi germanici. Affermiamo il potere italiano. Basta. L'Europa colpite ci vuole. Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Ma che ca... Colpite il coniglio! I fondi dell'Europa. Allora, danno i fondi perché così possono immettersi nelle politiche agricole italiane e far fallire l'Italia. Mi sto arrabbiando molto. Perché ovviamente siamo tutti sotto la stessa barca. Però è giusto, cioè mi pare logico che vogliano farci fallire. Perché non è che poi crollano anche i loro titoli se noi ci troviamo nella merda. Colpite il coniglio! Va a cagare. Mi dissocio. Martello magico! Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Vabbè, ah, bello, praticamente le tue facoltà. Colpite il coniglio! Cioè... Le università unite, ma questo qui. Rabu mistaio! No! Martello magico! Colpite il coniglio! Colpite quel maledetto uvagano! Colpite quel maledetto uvagano! Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Oh. Colpite il coniglio.
Seguite il coniglio! Wow! Top! No, lo devi fare per forza allora. Cioè, proprio per te. No! No. Martello, Mario! Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Oh, ma che problema c'ha questo? Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Colpite il coniglio! Colpitemi! Colpite il coniglio! Oh. Mi sta arrabbiando molto! Aio! Martello Mario! Colpite il coniglio! Aio! Colpite quel maledetto uvagano! Colpite quel maledetto uvagano! Colpite quel maledetto uvagano! Giuseppe, dimmi un po' come si sente. È bilanciato tutto oppure l'audio sotto del gioco sovrasta? Ok, bene, mi fa piacere. Cosa, quello del gioco? Ho individuato Daffy e la gente. Ok, no, purtroppo non posso. Sfortunatamente non avete abbastanza. Posso però alzare il microfono. Porta araba. Andate a prenderne altri. Buona fortuna. Ah. Sì, è un problema di questi giochi Looney Tunes che sono divertenti doppiaggi, però ripetono tipo le stesse frasi 100 volte. Veramente allucinante. Comunque, che succede? Ah, ok. Top tuffo. Allora, che ci sta? Che ci sta? Età araba. Era dei vichinghi, era araba. Transilvania. Ah, sono quattro mondi, ok. Oh, mi sa pure che riesco a finirlo questo gioco.
vigile da... Oh, devo raccogliere tutti gli ingranaggi. Vabbè, non tutti, 2410 ingranaggi, quanti ce ne ho? Era 2339, me ne mancano 80 tipo. Mamma mia, si è addormentata una gamba, una caviglia, tutto. Sono vecchio, sto morendo. Ah, ok. Ah, l'altra gamba, aiuto. Ah. T'ho preso. Mamma mia, quanto è violento. T'ho preso. Volete provarci di nuovo? No, grazie. Oh, che c'è venuto? Yeah.
Vabbè, mi sono intagliato in questo punto. E... Giuseppe, ti saluto, termino la live, saluto anche chi altro sta ascoltando. E ci vediamo domani. Vedo anche di mettere sto fatto di Discord, se non domani, dopodomani, cioè in questi giorni. Ciao ciao. Ah, di qua. Ciao.